mura annerite dal fumo, tende divorate dalle fiamme. E ancora crepe, quel che resta delle attività commerciali. Intanto i vigili del fuoco accompagnano i condomini a recuperare quel poco che si può. E mentre il nostro drone vi mostra le immagini della struttura, noi abbiamo parlato con il costruttore e con alcuni esperti che ci hanno in parte rassicurato. Prima di tutto, le crepe verticali che si vedono sui quattro lati della costruzione non sono danni strutturali, ma semplici reazioni dei giunti di dilatazione. Le zone, che piene di isolante e con una guaina, uniscono le quattro palazzine che compongono il complesso. Ora si attende la verifica dei vigili del fuoco, soprattutto nel sottopiano meno 1, cui seguiranno le analisi strutturali con gli ingegneri, che dovranno capire i reali danni strutturali. Pare che nei locali commerciali il sistema antincendio sia stato rinnovato di recente, ma, come ci è stato spiegato, davanti a incendi di queste dimensioni, velocità e durata non ci sono impianti che tengano. Rassicurazioni sono arrivate anche per quanto riguarda le assicurazioni della struttura. È arrivato ad Alghero anche il vescovo della diocesi di Alghero, Bosa, Monsignor Murfino. Ancora una volta le parrocchie in prima fila quando si tratta di solidarietà. Ma questo deve essere così. Bisognerebbe meravigliarsi se non fosse così. Questa è la vita cristiana che diventa solidarietà e vicinanza. In un caso come questo, concretamente la parrocchia confina proprio con l'edificio che ha avuto questo danno ingentissimo, anche strutturale, quindi è in una situazione molto, molto penosa. E essendo così vicina alla parrocchia, essendoci tre presbiteri qui presenti, poi tanti volontari, si è potuta dare una mano di aiuto significativa grazie anche agli ambienti che noi abbiamo in questa parrocchia, che sono decorosi, grandi. Abbiamo potuto dare l'ospitalità immediata nella notte e nella giornata di ieri, e qui anche il team che ha contribuito a portare avanti e a controllare come gli aiuti potessero essere condotti, ecco, si è stabilito qui, quindi per noi è stato, come dire, una vicinanza dovuta proprio per la vicinanza concreta che c'è, ma anche perché la comunità cristiana questo è chiamata a vivere. Parrocchia del Rosario che ha avuto una doppia valenza, come dicevamo, subito dopo quello che è accaduto, vitto e alloggio alle persone che hanno avuto questa grave sfortuna, e ancora ora punto focale per le operazioni di soccorso e, come abbiamo visto poc'anzi, anche per le riunioni delle istituzioni. Ma io direi che questo momento difficile, come spesso capita nella vita, da un problema può scaturire un'opportunità e possono scaturire anche delle forze latenti o sotterranee che in qualche modo riscaldano il cuore, perché la solidarietà che c'è stata è una solidarietà molto ampia da parte di tutti. E nell'immediatezza, ecco, questo è stato di grandissimo aiuto. Ora si tratta proprio di un coordinamento, perché l'aiuto si dovrà protrarre nel tempo, perché lo stabile, così come è, se non sarà buttato giù, necessiterà perlomeno di un anno di lavoro, con tutto ciò che significa, di 50 famiglie che in qualche modo dovranno trovare alloggio, aiuto, perché questo va fatto. E la Chiesa sicuramente sarà al loro fianco per quello che può. Ma noi tutto quello che possiamo fare, io ho fondato il Fondo di Solidarietà Episcopale all'inizio della mia venuta per il servizio episcopale qui ad Alghero, e tutto quello che effettivamente anche con l'8 per 1000 per la carità potremmo fare, ecco, questo verrà fatto molto volentieri. E qui però, ecco, tutte le forze chiamate in causa, non si tratta appunto di un buonismo per i primi 4 giorni e poi mollare tutto, perché tutto si dimentica molto velocemente purtroppo,
Qui bisogna ricordare che lo squarcio avvenuto è uno squarcio che si amplificherà nel tempo e avrà una necessità, come dicevo prima, almeno di un anno intero di aiuto concreto. Adesso abbiamo avuto una riunione con il sindaco, i vigili del fuoco, i vigili urbani e tutte le altre forze che in qualche modo stanno coordinando questo aiuto. Sarà molto importante creare un aiuto intelligente e continuo. Siamo nella parrocchia del Rosario col sindaco Mario Bruno. A 36 ore circa dall'incendio, qual è la situazione? Ma abbiamo fatto una lunga riunione del centro operativo comunale, allargato anche, lo ringrazio per la presenza, al vescovo della diocesi, all'amministratore del condominio, vigili del fuoco, protezione civile, servizi sociali, ufficio tecnico del comune e naturalmente la polizia locale. Ma abbiamo nel convitto dell'alberghiero ancora 15 persone che hanno chiesto assistenza al comune. C'è una grandissima solidarietà da parte di tutti, pranzi e cene assicurate dai ristoratori locali, ma una grandissima solidarietà e tanti volontari che sono al lavoro giorno e notte. E poi però inizieremo già da stasera un colloquio da parte dei servizi sociali con tutte le 50 famiglie evacuate, perché chiaramente la disponibilità di amici e parenti non può essere illimitata e i tempi per la bonifica, per la messa in sicurezza, per la verifica dello stabile, per le indagini saranno tempi non credo brevissimi. Per cui c'è bisogno di un'assistenza più ampia. Con la diocesi, col centro di ascolto, con la protezione civile si sta pensando concretamente anche all'istituzione di un fondo e quindi di un conto corrente che verrà messo a disposizione, eliminando altre iniziative, facendolo in modo ufficiale e trasparente, finalizzata soprattutto agli affitti per le persone che poi ne avranno bisogno per un lasso di tempo, speriamo il più breve possibile, prima di rientrare appunto nella disponibilità, nel possesso dell'immobile. E quindi questo lo faremo ascoltando le persone con un regolamento specifico nel più breve tempo possibile. E poi ci sono gli aspetti contingenti che riguardano appunto le persone che sono nel convitto dell'alberghiero e altre che si rivolgono all'amministrazione comunale e alla parrocchia del Rosario, che è diventata anche la sede del centro operativo comunale, la sede di prima accoglienza delle famiglie. Anche per questo insomma un ringraziamento particolare. Siamo in una fase nella quale si stanno naturalmente analizzando tutte le situazioni compatibilmente con le indagini in corso. Abbiamo visto anche con l'amministratore di condominio la situazione relativa anche alle diverse assicurazioni in atto, però insomma queste sono cose successive. Adesso siamo nella fase ancora della emergenza, dell'assistenza e di un cronoprogramma preciso di interventi. Tanta disponibilità anche di persone, la consulta del volontariato, gli scout, insomma una disponibilità di persone, di risorse, di mezzi, che fa vedere che Alghero ha un cuore grandissimo e di questo io ringrazio tutti. Dal punto di vista dei soccorsi, dei primi momenti, tutto è sembrato andare nel verso giusto, dal COC ai rapporti tra i vari enti? Ma direi di sì, se pensiamo che già dalle 3:30 di mattina avevamo la disponibilità di supermercati che hanno portato qui nella parrocchia del Rosario l'acqua e i primi viveri, chiamati proprio nel cuore della notte, così come siamo stati chiamati tutti. E quindi c'è stata, mi sembra, una collaborazione, una armonia che davvero insomma rende la nostra città una città accogliente, una città che insomma vive certamente la solidarietà come un valore. Ora naturalmente questo succede nell'emergenza, ora bisogna gestire una fase che non sarà brevissima e che ha bisogno di interventi strutturali e concreti, per cui contiamo ancora nell'intervento di tutti, però le istituzioni devono fare la loro parte e la faremo. Avete parlato di alcune persone che ancora sono in via Tarragona. Che tempistiche avete previsto, se le avete previste, e nel caso dove potrebbero andare successivamente? Ma come dicevo prima, quel fondo sarà destinato a dei contributi per gli affitti, che non riguarderanno purtroppo soltanto quelle 15 persone che hanno magari delle problematiche particolari, ci sono anche diversi anziani e alcuni bambini, ma anche altri che temporaneamente, si capisce, sono andati da parenti e amici, però hanno bisogno naturalmente di un alloggio, e siccome i tempi burocratici non saranno, e non solo burocratici,
non saranno brevissimi, dobbiamo trovare una situazione che riguarda appunto il reperimento di alloggi, che vuol dire, siamo in agosto, reperimento di alloggi in affitto per un periodo che non sarà, penso, breve. Siamo qui con Don Leonardo nella sala della Parrocchia del Rosario. Qui c'è stato il primo momento d'accoglienza per gli abitanti della palazzina incendiata. Sì, allora questo è stato, diciamo, grazie a due giovani che comunque ci hanno subito informato verso l'una del mattino. E questo è stato il primo punto, diciamo, che abbiamo messo a servizio, ecco, di queste persone. E c'è anche da dire che subito dopo, diciamo, la nostra apertura delle porte, c'è stata la collaborazione di tante persone della parrocchia, tante persone della città di Alghero, che si sono rese disponibili per comunque aiutare in qualcosa tutte queste persone. Ecco. E qua si è visto il grande cuore di Alghero nei momenti di difficoltà. In tanti hanno portato acqua, cibo, vestiario, shampoo, un sapone, tutti insieme per un obiettivo. Anche dei supermercati hanno partecipato. Sì, qui veramente si è visto, diciamo, la generosità delle persone di Alghero, certamente mosse da questo fatto, ma veramente, diciamo, io che comunque insieme al parroco Don Pasqualino, alla presenza anche del vescovo, abbiamo cercato di un po' dare una mano, però siamo stati aiutati dalla generosità, ma soprattutto dalla collaborazione di tante persone che si sono rese disponibili. C'erano delle persone che fino a ieri sera verso le 10 erano presenti dall'una del mattino, quindi erano sempre presenti, non sono né ritornate a casa proprio per cercare di dare una mano e aiutare in un momento così di emergenza. Hai detto bene quello della si è visto il cuore. E proprio stamattina, mentre facevamo colazione con le persone che ancora stanno lavorando nel palazzo, perché questa struttura ancora rimane come diciamo punto logistico per le forze dell'ordine, per i servizi sanità, ma anche per prendere un po' d'acqua, prendere il caffè. Proprio stamattina pensavamo che il tema della giornata di solidarietà di quest'anno del Vescovo, che aveva dal titolo "Dal tuo amore, diciamo, la nostra fraternità", ecco, penso che in questa esperienza si è proprio dimostrato sul serio proprio questa fraternità condivisa verso gli altri. E siamo qui col comandante Calzia, ci siamo visti qui praticamente 24 ore fa nel bel mezzo dell'emergenza. A livello di emergenza direi che tutto si è chetato, adesso siamo nella fase di verifica di cosa è lo stato dell'arte. I signori stanno rientrando attraverso i vigili del fuoco nelle abitazioni per prendere quantomeno gli effetti personali. E la notte è passata bene per tutti quelli che sono stati ospitati nel convitto e non abbiamo avuto nessun problema. La cittadinanza sta rispondendo benissimo dal punto di vista della disponibilità sia da alimenti che somministrazione, quindi diciamo che va bene. Dobbiamo soltanto verificare la staticità del palazzo. Durante la notte c'è stato anche un servizio antisciacallaggio fondamentale in queste situazioni? Assolutamente sì, la gente è rimasta educata, però era necessario implementare l'attività di vigilanza. A livello di coordinamento generale attraverso la prefettura è stato tutto perfetto, quindi direi che possiamo andare avanti bene in questo modo. Durante la giornata sui social si sono succedute le richieste di aiuti, di acqua, di vestiario, di cibo da portare quasi sempre nella parrocchia del Rosario. Qual è la situazione reale? La situazione reale dal punto di vista dell'acqua e alimenti, siamo veramente coperti per questi giorni. Dal punto di vista dell'abbigliamento non abbiamo richieste particolari. Faccio l'esempio banale: mancavano delle lamette, mancavano degli shampoo, mancavano dei dopobarba. Queste sono le cose minimali che mancano. Per il resto sono coperti sotto tutti i punti di vista i soggetti che non possono rientrare nelle proprie case. Quindi ok social, ok la solidarietà, ma cerchiamo di
seguire principalmente i canali ufficiali? Assolutamente sì, diffidate da conti correnti o meno, perché non c'è stata nessuna richiesta né da parte dei soggetti che sono fuori dalle case, né da parte dell'amministrazione, né tantomeno dalla Protezione Civile.